Ciao, un saluto a tutti. Allora, vediamo la situazione sul gold. Questo è il future di giugno 2019. Vediamo la situazione con il time frame daily e con candele giapponesi. Al momento sono circa 6 sessioni che presentano candele ribassiste. Siamo su un livello supportivo, un livello statico supportivo, ma sinceramente, le candele sembrano sicuramente ribassiste, al di là di quella di oggi. Al momento sta formando candela di indecisione, non abbiamo candele di inversione o pattern di inversione rialzista, abbiamo solamente questo livello dove negli ultimi due minimi relativi il prezzo è rimbalzato. Credo che però va tenuto conto che abbiamo anche dei massimi e dei minimi, ora un minimo decrescente, vista proprio la conformazione grafica prima della ripartenza vera e propria dei prezzi. Dove potremmo andare poi a fare questo minimo decrescente? Lo andiamo a vedere in questa, semplicemente andando a tracciare una trend line dinamica su questi minimi, ipotizzando una sua parallela perfetta. Andiamo a individuare un canale che ci sembra sicuramente plausibile nell'ottica del movimento dei prezzi, e questo porterebbe appunto così il prezzo ad andare a testare i 1250 dollari. E questo potrebbe essere un livello sicuramente prodotto. Qui probabilmente potremmo trovare poi candele o pattern rialzisti utilizzando come supporto. Va detto anche che nell'ambito di tutto questo movimento rialzista, un ritraccio dei prezzi fino ai 1250 corrisponderebbe a un ritraccio esatto del 61,8 di Fibonacci, per cui andremmo sicuramente a testare un livello di ritraccio molto molto importante, per cui 1250 dollari sono un livello che avremo sott'occhio, dove cercare pattern o candele rialzisti per un ingresso long, per andare a cercare di nuovo area 1300. Un saluto a tutti, buona serata.